scusa, sì, scusa, vieni. Sei irlandese te? Di qui originario, sì? Puoi venire un attimo che non capisco cosa vuol dire questo cartello. Ascolta, te dove? Sono italiano. Con me? Ecco te che di che da che da adesso in poi ti puoi fare le foto. Tutte le foto che ti ero. Te libero di fare de video, foto e che te ne oia. Ah, non lo sapevo, grazie. Arrivederci, buona giornata. Ciao, allora, ti saluti. Con calma, spostatevi quando volete, tanto posso star qua anche tutto il giorno io, giusto? E occhio dove mettete i piedi, watch your steps. L'abbazia di Killamore, sicuramente una delle più fotografate d'Irlanda. Oh bagai, basta, ne? So we can get the valve over here or something, make it a bit easier. No, yeah, fa. Bravo, dai, che ce la fai. That's 2.6. Dai, dopo 3000 km, un controllino era ora di farlo. L'ho trovata quella davanti abbastanza buona, praticamente uguale, quella dietro era un po' più bassa, sì, ho dovuto caricare un po' di, mettere un po' di pressione. Vabbè, ci sta. Il pranzo è servito. Mangiami la stagnola, ne? Quando ci vuole, ci vuole, eh? Bene ragazzi, sono alle White Cliff, c'è una bella spiaggetta, il tempo è abbastanza buono, tutto sommato, non piove, qua ci sono quelli che fanno i fighi, quei pantaloncini corti, certo, sono in macchina, io invece in moto e sottolineo l'unico motociclista. Sono felice così, orgoglioso di esserlo e di essere qui. Bene ragazzi, anche per oggi sono arrivato a destinazione nel mio B&B, ma mi sembra un granché rispetto agli altri. C'è qualcosa che non va. Ma era uno scherzo, ci mancherebbe. Lo Yellow Rose B&B è questo qui che vi faccio vedere in fotografia. Adesso io mi trovo dietro questa finestra, che fuori appena sono arrivato è iniziato a piovere naturalmente. Vista mare, là in fondo c'è un po' di scoglierine e la giornata finisce qui, però non posso lamentarmi, è andata anche bene. Arrivederci. What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor in the morning? Way up she rises, way